Ciao a tutti amici, ben ritrovati da me. Dopo un po' di tempo mi rifaccio vivo perché ho avuto un po' di raffreddore e quindi non sono stato bene. Combinazione, vabbè, era anche per la sosta comunque per le nazionali che adesso è finita, quindi ci rituffiamo verso il campionato e questa è una gran cosa, onestamente mi piace molto di più parlare sempre di calcio giocato. Allora, appena adesso non farò una discussione lunghissima, ma appena adesso è stato consegnato il tapiro al signor Massimo Ferrero. Non ho veramente più parole per definire comunque ormai questa persona e quello che ha fatto, per come ha gestito comunque tutta la pratica della cessione verso il gruppo Vialli, che alla fine, come sapete tutti, non è venuta. Quindi sentirlo parlare così di Vialli, onestamente, mi fa veramente tanta, tanta, tanta rabbia. Tanta rabbia. Dico solo, tu non sei il mio presidente, tu non mi rappresenti. Detto questo, potrai anche essere il presidente, ma non sarai mai il mio presidente. Mai. Non sarai mai il mio presidente. Quindi non mi dilungo oltre questo, passiamo oltre. Allora, sicuramente questo è un momento che bisogna stare vicino alla squadra. Col cambio d'allenatore, quindi adesso abbiamo Claudio Ranieri, non Massimo Ranieri come dice, ha detto prima la striscia, vabbè. Claudio Ranieri è un ottimo allenatore, io sono contento del suo arrivo, però attenzione, perché comunque con lui, non è che è arrivato lui, i problemi si sono tolti, no. Purtroppo sarà sempre il campo a parlare. Io spero che rispetto a Di Francesco, onestamente, lui riesca a entrare di più nella testa e nella voglia dei giocatori che poi devono mettere in campo. Sicuramente questo è il punto chiave, secondo me. Ovviamente non lo vedremo subito. O perlomeno non dovremmo vederlo subito. Se dovesse andare male domenica, non si può dare colpa a lui. Lo vedremo nel corso, diciamo, di almeno di 3 o 4 partite. Però almeno capiremo per bene, una volta per tutte, come stanno le cose. Se è veramente colpa dell'allenatore o veramente è colpa proprio dei giocatori. Quindi puoi prendere qualsiasi allenatore, ma tanto la squadra è quella e più di quella non riesce a fare. Io credo che non sia così. Io credo che comunque gran parte della Samp, dei giocatori della Samp, abbia, tra virgolette, un po' remato contro l'allenatore per farlo fuori. I motivi non li so e non li conosco. Però credo che questa sia la reale. È vero che abbiamo affrontato delle partite molto, molto difficili. Però diciamo che anche a livello non solo di risultati, ma proprio di prestazione, siamo stati in molte partite proprio, proprio scadenti. Non capisco come mai, proprio contro il Torino è stata fatta un'ottima partita, contro le altre invece siamo stati proprio, proprio scadenti. Questo non me lo riesco a capire. Comunque, attenzione, perché comunque forse domenica la partita potrebbe essere a rischio. Hanno già dato allerta per tra sabato e domenica, comunque arriverà questa ondata di maltempo. Purtroppo sappiamo tutti che quando c'è maltempo, quando c'è l'allerta, il rischio è sempre alto di rinvio della partita. Quindi, niente, detto questo, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Uno, delle dichiarazioni di Ferrero, ma tanto immagino cosa pensate. Io non mi sono voluto dilungare, ma credo che comunque la pensiamo quasi tutti allo stesso modo. E poi cosa pensate appunto di questa partita contro la Roma, dell'arrivo di Ranieri? Secondo voi come possono cambiare le cose? Quindi detto questo, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti a Giampi.